Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare di biciclette da gravel, ovvero andiamo a parlare della Triban Gravel 520 e della Canyon Grizzle CFS L8 Suspension. Sono andato a provare tutte e due, ovviamente poi a fine video vi lascerò la recensione di tutte e due se non siete ancora andati a vederle, e sono in compagnia oggi di Manuel, cofondatore dell'applicazione Wami, che vi avevo già parlato nello scorso video dove parlavo di questa Canyon Grizzle. Buongiorno a tutti. Oggi ho avuto il piacere di condividere qualche gruppo di pedale con mio amico Lorenzo. Gli ho fatto vedere le bellezze del Piave, un territorio vicino a Treviso che si presta molto ad essere pedalato su biciclette gravel di tutti i tipi, perché è un territorio sì molto scorrevole ma a tratti anche molto tecnico, come avete potuto apprezzare anche nelle riprese on board che Lorenzo poi vi mostrerà. Oggi abbiamo messo alla frusta due biciclette sì della stessa tipologia ma molto molto differenti tra di loro. Ci sono alcune peculiarità che le rendono adatte a dei percorsi piuttosto che ad altri, ma lascio la parola a Lorenzo che vi esporrà la sua creatura. Come avete già visto e molte volte vi ho già parlato della Triban Gravel 520, bicicletta economica dal prezzo di 999 euro, equipaggiata di Shimano 105 con guarnitura anteriore 50-34 e posteriormente abbiamo la cassetta 11-32. Sapete che c'è l'alternativa subcompact con il telaio di colore bordeaux, molto carino da vedere, con la guarnitura anteriore 48-32 e la cassetta posteriore 11-34, che forse potrebbe essere più incentrata per il fuoristrada. La peculiarità di questa bicicletta è più il prezzo, perché rispetto alla Canyon Grizzle abbiamo all'incirca 2000 euro di differenza. Questa cosa potrebbe far la differenza su questo modello, oltre a essere un telaio in alluminio rispetto al telaio in carbonio che troviamo sulla Canyon. Sicuramente nei 2000 euro di differenza la componentistica di alluminio e carbonio fa molto la differenza, proprio per il materiale che ha un prezzo ovviamente diverso. Troviamo su tutte e due le biciclette dei dischi da 160 sia all'anteriore che al posteriore, anche qua la differenza di prezzo la fa il cambio. Qui abbiamo un freno semi-idraulico TPR anteriormente e posteriormente con dei dischi abbastanza basici, e invece sulla Canyon Grizzle abbiamo dei dischi Shimano Ultegra, i nuovi usciti, da 160 anteriormente e posteriormente con un freno idraulico, che nella frenata questo sicuramente ha aiutato e ha aiutato nelle condizioni peggiori, perché quando dobbiamo frenare all'ultimo per rimanere in piedi, soprattutto nel gravel, questa cosa ci avvantaggia moltissimo. Il cambio montato è abbastanza simile, perché abbiamo comunque un Shimano 105 contro un Shimano GRX. La differenza la fa più che il GRX è più incentrato al gravel rispetto al 105, che è più incentrato a un gruppo su strada. Fino a pochi anni fa si è sempre utilizzato, quando il gravel non era molto in voga, un cambio più stradale come il 105, come l'Ultegra, come il Durace. Ora invece Shimano è più incentrata a portare i cambi appositi per il gravel. Infatti la Canyon Grizzle è più incentrata su un cambio GRX, più incentrato al gravel, proprio come tutta la bicicletta. Questa addirittura più estrema dalla forcella, come vi ho già parlato nel video recensione dove ne vado a parlare più dettagliatamente, rispetto alla forcella rigida che ha la Triban. Ovviamente è molto simile a tutte le biciclette che troviamo adesso in commercio. La Canyon è l'unica bicicletta che troviamo nel mercato con una forcella anteriore. Grazie Lorenzo per avermi passato il testimone. Vi presento un attimo più nello specifico la Canyon Grizzle CFS L8 Suspension. Una bici molto dedicata al mondo gravel anche abbastanza pesante. Andiamo a vedere giusto due o tre particolari. La prima cosa che salta all'occhio, come ha anticipato anche Lorenzo, è la forcella anteriore ammortizzata, una RockShox Rudy da 30 mm dedicata al mondo gravel. Questo aiuta molto nei terreni sconnessi ad ammortizzare appunto tutte le sconnessioni del terreno, quindi elimina o almeno minimizza le vibrazioni del terreno e si occupa di assorbirle in modo da caricarne il meno possibile poi sul ciclista. Un altro dettaglio che salta all'occhio è sicuramente la reggisella. Lo speciale VCLS ingegnerizzato da Canyon, adottato su quasi tutto il mondo gravel e su parte del mondo endurance, che grazie allo speciale sistema a due steli permette di assorbire tutte le vibrazioni del terreno nella parte posteriore della bicicletta. Il telaio poi permette di agganciare
delle borse da bikepacking in modo da avere solidità e sicurezza durante i giri anche più lunghi, quindi si vanno ad eliminare le variabili che comportano le varie borse agganciate con dei velcri piuttosto che con del materiale non proprio solidissimo. Dopodiché GRX RX 810, gruppo dedicato al mondo gravel, guarnitura anteriore 48-31, quindi con un range, un salto di 17 denti, e cassetta posteriore di base 11-34, quindi si ha comunque un'ottima metratura che permette anche di affrontare salite ripide, come anche tratti molto veloci su piste ciclabili non particolarmente tecniche. Come ha anticipato Lorenzo, dischi da 160, ruote di T-Swiss G1800, anch'esse dedicate al mondo gravel, ruote che permettono di montare copertoncini fino a una larghezza massima di 50 mm, quindi veramente si può costruire un piccolo carro armato al posto della bicicletta e si può quasi andare a sostituire una mountain bike front se si ha la necessità. Come ha detto prima Manuel, la Canyon Grizzle è una bicicletta molto estrema per il gravel, molto simile quasi a una bicicletta front da mountain bike. Questa cosa si percepisce molto durante l'utilizzo, dovuto grazie all'ammortizzatore anteriore, pur avendo 30 mm di escursione nei pezzi dove con la Triban ballo tanto riesco a essere più confortevole, stessa cosa i copertoni più larghi riescono a darmi quel comfort in più. Quindi può essere più incentrata per un pubblico che ama di più il fuoristrada, preferisce stare più comodo nella bicicletta rispetto alla Triban che è un filo più rigida. La cosa che la caratterizza di più però è il prezzo, perché qua siamo su un prezzo di 3.199 euro e nella Triban siamo 999 euro. Quindi la Canyon Grizzle la preferirei per un utilizzo grave fuoristrada, più per portarla al limite quasi a un utilizzo cross country, e la Triban la utilizzerei di più in piste ciclabile, in pezzi dove non serve poi l'escursione che abbiamo nella Canyon Grizzle. Esatto, confermo, grazie a Lorenzo ho avuto l'occasione di provare anche la Triban, ci abbiamo pedalato per qualche ora giusto questa mattina e ho trovato un prodotto veramente efficace, quindi un prodotto non solo adatto a chi decide di iniziare a pedalare, chi decide di avvicinarsi al mondo gravel, ma anche un prodotto adatto a chi ha voglia di pedalare, ha voglia di fare qualche chilometro in più. Comunque non garantisce, non offre la stessa efficacia nei terreni sconnessi, nei terreni tecnici della Grizzle, ma ti permette comunque di andare a affrontare qualsiasi ostacolo. Il cambio comunque a doppia corona, anche sui tratti molto scorrevoli, su piste ciclabili, su l'argine che abbiamo fatto prima, Lorenzo, sì, che era confermo. qualche chilometro in rettilineo, non confermo. Proprio la cosa più divertente del mondo, però esatto. Abbiamo dovuto fare anche quello. Si è dimostrata comunque pronta. Io ti dico, mi sono trovato bene per il prezzo a cui è in vendita. Io direi che è veramente un prodotto ottimo, perché comunque diciamo che il pro di tutti i prodotti esatto. Triban è sempre questo, la esatto, qualità prezzo, la qualità prezzo quasi imbattibile. Esatto, ti dico, è molto difficile trovare una bici gravel che ti dia queste sensazioni sotto i 1000 euro. Quindi io la consiglio veramente a tutti, non solo a chi decide di entrare nel mondo del gravel. Se posso però dire solo una cosa sulle taglie grandi come questa, un XL, il manubrio forse è veramente troppo largo. Effettivamente è un filo largo. Sì, anche prima quando ci siamo addentrati nel tecnico, destra, sinistra, un po' di sabbia che avevo bisogno anche di controsterzare un attimo per tenermi in equilibrio. Concordo. Mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di un filo più stretto. Ecco, concordo. Però, opinione personale, concordo che ognuno ha la sua. Con la taglia grande, ma anche in quelle del filo più piccole, i manubri sono abbastanza larghi. E c'è una cosa che vorrei dire sulla Canyon, che mi sono dimenticato, è l'ammortizzatore. Purtroppo non si riesce a bloccare sempre e quando dobbiamo alzarci in piedi sui pedali perdiamo quel poco in più. Ci vorrebbe un controllo da remoto per avvicinarlo ancora di più al mondo cross country, esatto. Ma lo stesso tenere delle qualità utili per il mondo gravel, in modo tale da avere questa doppia opzione. Sarebbe una gran cosa su questa bicicletta, che purtroppo manca. Esatto. Sapete che come alternativa nella Triban Gravel 500, oltre al modello subcompact che vi ho già nominato prima, abbiamo anche l'alternativa con SRAM Apex e ruote da 27,5 con un copertone largo 42. Quindi se vogliamo fare dei percorsi
un filo più tecnici, c'è anche sempre la stessa alternativa, sempre a 999 euro. Può magari avvicinare un po' di più alla Canyon Grizzle, ovviamente senza l'ammortizzatore anteriore. Naturalmente il percorso che abbiamo usato come test per queste bici lo trovate all'interno della nostra applicazione, l'applicazione UAMI, che vi consiglio di scaricare e darci un'occhiata, sicuramente vi tornerà utile per scoprire non solo le bellezze del territorio del Triveneto, ma anche di tutta Italia. Quindi troverete il link in bio, giusto Lorenzo? Esatto. Ovviamente il link lì trovate in descrizione, trovate anche il link di tutte le alternative della Triban Gravel e della Canyon Grizzle. C'è il link dell'applicazione UAMI che potete andare a scaricare direttamente nell'Apple Store e nel Play Store del vostro telefono, così da sfruttare tutte le sue particolarità. O sbaglio? Assolutamente. Troverete diverse funzionalità, ma comunque non vi anticipiamo niente. Vi consigliamo di scaricarla, darci un'occhiata e casomai ci fate sapere se avete qualche consiglio, qualche percorso che abbiate piacere di inserire, qualche percorso che volete consigliarci per andare a tracciare, e casomai possiamo andarlo a tracciare insieme o con la Triban o con la Grizzle, e così potete anche tastare voi con mano tutte queste nostre belle parole che abbiamo fatto oggi. Giusto. E ringrazio Manuel per aver partecipato in questo video, in modo tale che tutti e due abbiamo potuto provare queste bici e abbiamo potuto anche scambiarcele, e così abbiamo riassaporato un po' la competizione. Grazie Manuel. Grazie a te Lorenzo per la compagnia, grazie di per niente. Avermi tirato il collo sui tratti tecnici e alla prossima. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.